hanno tolto i commenti su Crunchyroll, non si può più commentare, ma non solo, come potete vedere qua, non ci sono più, proprio sono stati tolti. Quindi non si può né più commentare, ma inoltre tutti i commenti vecchi e anche tutte le recensioni sono state cancellate, disintegrate, obliterate. Non esistono più né recensioni né commenti su qualunque anime della piattaforma di Crunchyroll. E voi vi chiederete, ma come mai? Ma com'è possibile una funzione così simpatica, così carina? Cioè, i commenti di Crunchyroll noi li andavamo a leggere sempre, era una cosa veramente bella. Com'è possibile? Ci sarà stato un hacking? Sarà successo qualcosa di gravissimo? Ecco il motivo. A causa dei commenti omofobi nella sezione delle reviews su Crunchyroll, in particolare nella sezione delle reviews americane, non italiane, la piattaforma ha deciso, sai che c'è, dato che ci sono delle recensioni omofobe, discriminatorie, razziste, quello che cazzo è, cancelliamo tutto. Cancel tutto, tutto, dato che in un singolo anime, che manco so che cazzo è, Twilight Out of Focus, che cazzo è sto anime? Che minchia è? Ah, è questo! È questo! È vero, l'avevamo visto nella guida. Poi, vabbè, mi ero rifiutato di vedere troppe robe perché non mi interessa. Ma è questo qui, questo bellissimo anime fatto da Studio Din. Quindi, nei commenti internazionali inglesi di questo anime qua, ci sono state delle robe un po', come dire, omofobe. In particolare, LGBT BS Run, un altro tentativo di Crunchyroll di fare qualcosa. Cioè di cercare di far accettare le cose gay, non ho capito, not gonna happen, vabbè. Datemi una scelta. Ascolta, ascolta, Crunchy. Non stai dicendo, no, non ci stai dando la scelta di togliere. No, ma cosa? Hackback, no. Questo tizio ha scritto: non ci stai dando la scelta di togliere determinati generi dal nostro account. Quindi se io trovo delle robe tra maschi nel mio feed, darò la mia onesta opinione riguardo a questa cosa. Vabbè, in realtà qui non ho visto queste due in particolare, non mi sembrano neanche così gravissime, però per questo motivo, dato che oltre a questi due ce n'erano pure molti altri che avevano commentato in maniera cattiva, denigratoria questo anime per via delle tematiche LGBT, o comunque del fatto che sono semplicemente uno yaoi, cosa che non mi sembra così assurda considerando che in passato ne sono usciti molti di anime, cioè ce ne stanno tanti di anime yaoi, ma comunque per questo motivo Crunchyroll ha detto: sai che c'è? Basta, cancelliamo ogni cosa. Non è che hanno pensato, ma forse potremmo moderare un po' di più i commenti, forse potremmo bannare. Oh, forse si potrebbero bannare queste persone? Magari. Ecco, mi sono state pure tolte queste altre storie. Vabbè, ma vi leggevo essenzialmente un articolo in cui dicevano questa cosa. No, hanno detto: sapete che c'è? Basta, togliamo tutto, ci risolviamo il problema e via. Raga, che vedevo di? Secondo me, se ve la devo dire tutta, il motivo per cui hanno fatto questa grande vaccata è che già i commenti non riuscivano a moderarli, non avevano il personale che faceva questo lavoro. Probabilmente era una feature che loro non consideravano particolarmente importante. Hanno colto la palla al balzo, hanno trovato questa scusa di questi commenti per dire: sai che c'è? Ci ha rotto il cazzo, non ce ne occupiamo più dei commenti, cancelliamoli, famo finta che non sono mai esistiti, diamo la colpa alle persone che hanno commentato. Che poi io adesso vorrei vedere quali erano le altre recensioni, perché non, cioè, queste due che abbiamo letto non mi parevano così gravi, sinceramente. Però a me sembra una paraculata per trovare una scusa per togliere i commenti, perché tanto no, non erano in grado di probabilmente moderarli, non avevano le persone. Eccole qua, vi leggo altre robe. Vediamo un po' cosa dicono di così, di così grave, perché io, ripeto, non le ho lette, non le ho lette, quindi volevo giusto capire. Darei 0 stelle se potessi. Onestamente è strano, non in una maniera omofoba. Ah, è uno strano art style, così scarso, cioè così cheap e schifoso, e anche a livello di performance degli attori è trash. Ho visto migliori anime disegnati da un team più piccolo. Anche qui non vedo niente di così grave. Balancing out all the 5-star reviews, it's too soon to be making reviews. Ma che poi, tra l'altro, ecco, vorrei anche dirvi questa cosa, in effetti. Ma perché Crunchyroll dà la possibilità di recensire un anime al primo episodio? Al primo episodio! Perché? Cioè, perché le persone possono recensire un anime al primo episodio? O addirittura prima che esce, alcuni lo fanno pure prima che esce, ma che sistema di merda è? E infatti pure questo tizio ha detto: aspettate di arrivare al terzo episodio prima di giudicare.
È terribile, odio questo show, è terribile e sembra un tentativo del cazzo di far vedere questa serie at getting LGBT plus whatever viewers. Vabbè, di avvicinarsi a quel tipo di pubblico. Vabbè, anche qui comunque non mi sembra niente di così grave, cioè fammi vedere. This is bad, in many ways, do not watch it because it's bad, this anime is bad. C'è anche questa recensione, è una merda, cioè questa qua, questo sensei, questo tizio con l'immagine di Eren, dice è brutto in molti modi, non guardatelo perché è brutto, infatti l'anime è brutto, molto brutto. Non potevano semplicemente cancellare una recensione del genere, dato che a prescindere da quale anime sia, sia gay che non, cioè sia yaoi che non yaoi, non ha senso, è una recensione, che recensione è? Cioè quindi, vabbè. Shit show, show di merda, uno dei peggiori show promoting shit work, lo odio. Deve essere l'anime con il voto più basso su Crunchyroll. Stop the nastiness, where are the traditional anime? Smette, guardalo, Mikey di Tokyo Revengers. Smettetela con questo schifo. Dove sono gli anime tradizionali maschio e femmina? No, vabbè, non avete paura di Dio? Effettivamente, regà, ma le persone che creano gli anime yaoi, ma non si fanno un esame di coscienza, non hanno paura di andare all'inferno. Porca puttana, effettivamente è una cosa che forse non ci hanno riflettuto. Guardate che secondo me, cioè, per creare anime donna-donna, uomo-uomo, sti animatori rischiano di andare all'inferno. Quindi, veramente, dovrebbero essere... Bisognerebbe fargli una statua per questo rischio che si prendono nel creare anime non... canonici, non attinenti al cristianesimo. È incredibile, è incredibile. Il fatto che le persone hanno sprecato la loro preziosa vita e tempo per creare questo... This loss for humanity, cioè questa causa persa per l'umanità e per gli anime. Make it lowest rated, no one wanted this... Cioè, ok, boh, capiamoci. Sono effettivamente recensioni no sense, la maggior parte, ma a me non pare... Cioè, boh, ne abbiamo viste solo una parte, ne abbiamo viste solo quante? Una decina, probabilmente, in totale? Ma a me, personalmente, non sembra una situazione così grave da dover cancellare non solo i... posso capire, che ne so, bloccare le recensioni su questo anime, ma su tutti gli anime della piattaforma! Cioè, sembra qua veramente che, non lo so, è successo il finimondo, una roba... Sono recensioni di merda, perché sono di merda, ma... Non mi pare neanche ci siano andati così pesanti, almeno questi che abbiamo letto, cioè non mi è parso di vedere robe proprio gravi, 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 quindi non ho capito, cioè, mi aspettavo molto di peggio, dato che non l'avevo lette, e dato che Crunchyroll ha dovuto prendere una misura così drastica, mi aspettavo veramente che erano andati fuori di testa tutti, però boh, che tocca fa. Sarò esagerato, ma questo non spinge ancora di più a portare le persone a utilizzare siti pirata, ma in realtà guarda, i commenti... È una funzione carina, ma non so quante persone la usavano, quindi sì, in parte sicuramente sì. Cioè, in parte le persone che usavano commentare su Crunchyroll, ora che non lo possono più fare, se vogliono commentare andranno da un'altra parte. Possono accappare tutte le scuse che vogliono, ma alla fine per non bannare i decerebrati e non perdere i loro abbonamenti. Anche per quello, sì, magari sarà anche per quello, per evitare di perdere gli abbonamenti delle persone che facevano quelle recensioni, quei commenti. Però io credo che sia più per... Il motivo che vi ho detto che non avevano un team, non potevano occuparsene. Cioè, la situazione forse si erano accorti che era sfuggita un po' di mano, magari non solo su questo anime, anche su altri, e hanno trovato la scusa, dico, vabbè, c'è stato sto problema, togliamoli del tutto, così è una cosa in meno di cui occuparsi. Soldi in meno, gente in meno che deve moderare i commenti, io credo che sia andata così. Sì, esatto. Cioè, dal loro punto di vista... Non è che gli faceva guadagnare abbonamenti o robe, però a livello di community hanno perso una cosa molto importante, perché il sistema dei commenti è un modo per creare community, è un modo per fidelizzare il pubblico. Il fatto che adesso non si possa più commentare, cioè il fatto che tu ti colleghi ad una piattaforma solo per guardare l'anime e basta, rispetto a collegarsi su una piattaforma anche per comunicare con altre persone, aiuta le persone a rimanere di più, su Crunchyroll per commentare, per scambiarsi opinioni, crei community, quindi in realtà io li trovo molto utili i commenti. E infatti, dai, regà, è tristissimo, cioè a parte tutto, mo volevo parlarvi di questa notizia perché è tristissimo che Crunchyroll ha tolto i commenti. Una roba veramente triste, triste, triste. No, ma neanche a me, cioè neanche io commentavo, le poche volte che ho commentato era per il meme, però mi piaceva leggerli, cioè dai, erano divertenti, scrivevano certe puttanate che era bello vederli, ormai non si può più fare. Io non l'ho visto e non credo di vederlo, ma mica che dico che sia una merda a prescindere.
Anche che poi anche fosse, cioè anche fosse, ma uno... cioè, se fa, ripeto, una recensione no sense, basta che gliela cancelli, lo banni, ma che... cioè, non vedevo, non mi pareva che la situazione fosse così grave da dover togliere del tutto questa funzione. Unisci questa cosa dei commenti tolti alla perdita della licenza di Shinanoko, questa combo era una bella botta, e... ma ti dirò, mo, per quanto Shinanoko sia un bell'anime... Non credo che molte persone toglieranno l'abbonamento per il fatto che non c'è. Però sì, i commenti sono una grossa perdita, ma soprattutto, raga, le recensioni. Cioè, voi immaginatevi se siete uno di quei poveracci che recensiva gli anime su Crunchyroll, magari scriveva anche cose molto dettagliate, tutte cancellate. Cioè, tutto il lavoro che hai fatto, tutto perso. È una roba veramente bruttissima. Bruttissima proprio. Cioè, tutte le recensioni che hai fatto, magari ci sei stato un'ora per scrivere una bella recensione molto dettagliata, cancellata. Così. Quindi questa è la roba più brutta. Però ti ho detto, secondo me non è vero che non porta vantaggi. Ma, però sì, cioè porta meno vantaggi. Cioè, probabilmente non li fa guadagnare così tanto, ma è una cosa utile. E soprattutto, oh, ma quanto ci voleva a risolvere sta cosa? Ma veramente bastano, penso, cioè, una persona per paese? Cioè, una persona per paese che fa da moderazione dei commenti? Si può sistemare sta roba? Cioè, non credo fosse un lavoro che richiedeva... chissà quante, 10 persone per l'America, 10 persone per... cioè, un po' eccessivo. Sono recensioni negative, ma la maggior parte non c'entra. Hanno fatto questa roba perché la gente li ha beccati a usare l'intelligenza artificiale. Non mi ricordavo. Cioè, non... mi ricordavo che si era parlato di questa cosa delle traduzioni con l'intelligenza artificiale in arrivo pure su Crunchyroll, ma non avevo visto che il motivo era questo. Anche per me è assolutamente intollerabile come situazione, ma ricordiamo che purtroppo non ci siamo solo noi su questa piattaforma. Ognuno ha la sua sensibilità, quindi sicuramente ci saranno state anche persone che... Sì, ma ci può stare che ti sei lamentato. Io non dico che per recensioni del genere non ti devi lamentare, anche perché la maggior parte non hanno senso, sono recensioni proprio di merda che non dovrebbero stare su una piattaforma. Però... la soluzione non è questa, cioè come soluzione proprio eliminare il problema, cancellarlo, cioè cancellare la funzione che ha creato il problema, non è la soluzione, cioè è proprio una roba veramente... Se Crunchyroll ha praticamente il monopolio per gli anime, perché dovrebbero perdere abbonati? Sì, praticamente c'è anche questo da considerare, infatti non è mai una bella cosa che una sola azienda abbia il monopolio su una roba, perché può fare il cazzo che vuole, perché tanto se tu non ti vedi gli anime su Crunchyroll, dove te li vedi? Ci stanno, per carità, i siti illegali di streaming che, se Crunchyroll questa mossa dei commenti, non è che gli creerà chissà che problemi, ma se in futuro faranno altre cazzate, anche se, come dire, ci sono solo loro come azienda leader del settore, comunque potrebbero avere dei problemi, perché se le persone si rompono il cazzo, per dirvi un esempio, raddoppiano il prezzo dell'abbonamento, che comunque sarebbe legittimo farlo, non è che se... cioè, già adesso costa pochissimo, se lo raddoppiassero andremo a pagare 2 euro al mese, cioè io adesso pago 1 euro al mese smezzandomelo, se anche lo raddoppiano 2 euro al mese, insomma, lo posso fare, però se facessero mosse di questo tipo, sì, anche se non hanno un concorrente legale diretto, le persone andrebbero sui siti di streaming, quindi comunque devono stare attenti a non fare... cioè non è che possono fare il cazzo che gli pare perché sono l'unica piattaforma esistente, comunque se le persone vogliono piratare perché la situazione diventa insostenibile, piratano e vaffanculo. Sì, vabbè, ma ripeto, le soluzioni c'erano, ma hanno scelto la via più brutta.